Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Rieccoci su This War of Mine. Andiamo avanti con la nostra sopravvivenza. La volta scorsa ci è andata veramente bene, che non ci siamo giocati Marco strada facendo. Ora carichiamo qua il sesto giorno. Come vedete andrà a ripetere appunto l'ingresso. Speriamo che non è successo niente. Ci ho guardato tanta roba. Ok. Oh, perfetto, qualcuno ha fatto irruzione. E allora, Marco è andato a cercare provviste. Qualcuno ha cercato di derubarci. Erano solo un paio di sciacalli, così ci hanno feriti appena. È un peccato che non avessimo armi. Bruno è stato ferito, ottimo. Non hanno rubato niente. Good, allora Marco ha molta fame ed è stanco. Questo, leviamo i suoni. Nel frattempo, ha molta fame, leggermente malato, Pavel. Ed è stanco, ha molta fame, leggermente ferito. Quindi direi di farli mangiare. E allora tu magari corri. E allora Marco ha molta fame anche, quindi dobbiamo fare tre pasti. Prima però direi di fare i consumabili. Ok. Perché sono tutti molto affamati. Perfetto. E nel frattempo che aspettiamo, vediamo cosa possiamo costruire. Attualmente niente praticamente. Ok. Allora, cucina. Ah, ci manca pure il cibo per fare la doppia porzione. Vabbè, fai una porzione alla volta. Ti potevo dire direttamente 3, ma siccome sono scemo non l'ho fatto. Perfetto. E ora fammi altre due porzioni, così facciamo mangiare pure gli altri. Ok, allora tu vai a mangiare una porzione e tu vai a mangiare una porzione. E allora vediamo, ho fatto mangiare lui, è leggermente ferito. Vabbè, per ora va bene così. Ok, tu vatti a coricare pure, perché poi lo dobbiamo usare per uscire. Per il resto non possiamo fare niente. Lui è sempre leggermente malato. Ok. Va bene, facciamo termine a giorno per non perdere tempo inutilmente. E allora tu rovista, tu dormi. Anzi no, facciamo dormire lui che è leggermente malato e tu fai la guardia. Ok, allora abbiamo bisogno di materiali e anche di medicinali, volendo. Montagne di materiali, montagne di cibo, un mucchio di medicine. Ok, però qua mi dice pericolo, fare attenzione. Pericolo pure, casa, un mucchio di cibo, va bene, andiamo a casa tranquilla. Già il nome è rassicurante. E allora ci portiamo la pala, che non si può sapere mai, e andiamo. Ok. Caricamentos. Oh, già qua fuori abbiamo un bel po' di roba. Ci avviciniamo un poco. E allora, questi li prendiamo tutti. Vediamo qua. Qui non c'è niente. Ottimo. Era un falso segnale. Legna, prendi tutto, che serve come il pane. Cosa sta succedendo lì? Chi è là? Chi è lei? Ottimo. Non ci posso parlare. No, è malata, non se la sente di ricevere ospiti. Vabbè. E allora, qua credo che sia come rubare, quindi evitiamo. Mi sta seguendo. Ci ucciderete? No. Puoi stare tranquillo. Vediamo se è vero. Sì, proprietà privata, va bene. Lasciamo stare. Ok, abbiamo fatto un buco nell'acqua. Venire qua. Va bene, corre all'uscita. Anche perché poi sennò si deprime per rubare, fare dire. Quindi una sera sprecata. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Come perdere 2 minuti inutilmente. Va bene.
settimo giorno. Un giorno, diciamo, ce lo siamo giocati così, tanto per farli mangiare. Ok, mi dispiace, non ho trovato niente. Abbiamo sbloccato un obiettivo. Nel frattempo Mark è andato a cercare. Vabbè, diciamo che abbiamo preso 2 di materiale e 5 di legno, per vederla, diciamo, in modo positivo. E allora, vediamo qua se mi fa costruire qualcosa, anche se abbiamo poche risorse. Potrei fare una sedia, ma penso che sia inutile. Banco di lavoro. Posso fare un grimaldello. E questo ancora non lo posso fare. Ah, perché ne avevo uno e me ne servono 10, ecco. E allora, fammi leggermente ferito. Questa era bloccata, no. Qua avevo lasciato qualcosa, mi sembra di no, perché non c'è neanche la mano. Qua fuori non c'era niente. Ok, niente, qua nell'appartamento non possiamo fare nulla. Vediamo qua gli aggiornamenti. Non possiamo farlo neanche. Direi un bel episodio, ricco di novità soprattutto. E allora, questo non lo possiamo aggiornare neanche. Quindi io direi di affame, stanco. Vabbè, riposati. Leggermente affame. Lui è leggermente ferito, non si capisce perché. Va bene. La distilleria la possiamo usare? Ma credo di no. Controllo tanto per. Ok. Ah sì, volendo ne potrei fare uno. Facciamolo, che casomai per un baratto torna utile. Ok, la sta producendo. Questo forse poi si potrà rompere. Vediamo qua se mi fa fare il bussolotto. No, allora era qua nel banco di lavoro. Ok. Sì, ne produciamo uno. Un filtro. Ok. Io direi siediti qua, che facciamo riposare ora poi a lui. Perdo appena un po' di sangue. E allora direi pure di fargli usare le band. Ora dovrebbe guarire. Vai a letto. Ok, la sta finendo. Ora ci andiamo con lui. Ok, prendi. Abbiamo sbloccato un altro obiettivo. In più avete sentito il rumore del motorino. In omaggio. E allora lui si è alzato. Ok. Allora tu vai qua e facciamo dormire a questo punto lui. Vabbè che ha fame, è leggermente malato, niente. Va bene, facciamo termine il giorno. E facciamo sempre la solita cosa. Fai la guardia. Tu dormi e tu rovista. Stavolta a questo punto torniamo qua. Anzi no, in questo. Mi è data quantità di parte, materiale, armi. Qua è tutto fare attenzione, siamo disarmati, quindi non conviene. Ok, andiamo qua che mi ricordo che c'era ancora qualche cosa. Sicuramente mi ricordo male. Facciamo un'altra uscita a vuoto. Caricamento. E allora, vediamo un po' cosa avevamo lasciato qua. Doppia porta. Tripla porta, era tutta una porta. Ok. Mi ricordo che c'era parecchia roba da recuperare, infatti. Allora, prendi tutto. Poi di qua che c'era? Non si apre, perfetto. Qua sotto non c'era nulla. Sì, prendi tutto. A
che siamo qua, saliamo. Ah, qua c'è uno che dorme. Sì, prendi lo zucchero e la legna. Ok. Qua ci sono le grate e non ci posso andare. Servirebbe poi la sega per poterle tagliare. Scendiamo. Questa è bloccata. Vediamo se la possiamo aprire, così la volta prossima possiamo passare direttamente da qua. Ok, perfetto. Buonasera, signore. E allora prendi. Questo lo prendi pure, sì. E questo non ne posso prendere più. Va bene. Per ora va bene così. Anche se lasciamo questi di qua. Magari questo no. E prendiamo altri due di questo. Ok. Qua quindi ci dobbiamo tornare per forza. Ho molta fame, mi aiuterebbe. Ma giusto giusto non ho niente, quindi cosa vuoi? Ok, magari la prossima volta gli portiamo qualche cosa. È chiusa a chiave. A meno che non trovo qualcosa qua, ma credo di no. Qua fuori c'è l'uscita. Non sembra un uomo così senza cuore. Purtroppo non ho niente, quindi. Allora. Qua c'è zucchero, acqua. E acqua, io direi lasciamo per ora le parti elettriche. E ce la prendiamo. Ok, questo non lo posso prendere. Abbiamo finito lo spazio. Comunque qua ci dobbiamo ritornare. Assolutamente. Ok. Questo è sempre lui. Là sopra non ci possiamo andare. Ok, va bene. Esci. Quindi la prossima volta bisogna portare qualche cosa a lui. Ok, Mark è tornato. Oh, caricamento. Ottavo giorno. Diciamo due uscite semi sprecate e una abbastanza bene. Ok, la nottata è stata tranquilla, ottimo. Sta visuale, non abbiamo pace. E allora, sono giorni che non mangio. Ha molta fame, ha molta fame. A cibo siamo messi pure abbastanza male. Lui è abile in cucina, va bene. Al solito dobbiamo farne tre. Però ne posso fare solo due. Tu vediamo se ne puoi fare tre. Sì, perfetto. Così siamo rimasti senza cibo. E chi è che non ha mangiato? Lui. Ok. Ha fame, leggermente malato, stanco. Lo facciamo coricare. Quello era solo triste. E tu vai a dormire pure. Ok, quello degli scambi continua a non farsi vedere. Non so come mai. Questo cos'era? Liquore? Non lo so. Ok, con l'alcol passa tutto. Ubriaco, ottimo. Non c'è niente di meglio per tornare di buon umore. Sì, magari siediti perché ti vedo un pochettino barcollante. A dirla tutta sono troppo brillo, direi. Ok, allora aspettiamo per sfruttare il giorno. Magari faccio un taglio perché sennò diventa troppo noioso. E ci vediamo se succede qualche cosa o appena faccio termine a giorno. Va bene ragazzi, non è successo niente, facciamo termine a giorno, facciamo una sera, un'escursione in più, visto che le due precedenti non abbiamo fatto nulla. Tu fai la guardia,
Anzi, no, stavolta facciamo dormi e tu fai la. Ah no, è ubriaco a posto, dobbiamo fare dormire per forza, quindi fai la guardia tu. Erro vista. E allora, dobbiamo recuperare studente cibo, perché siamo messi veramente male. Quantità di materiale, quantità di armi. Una limitata quantità di cibo, no. Montagne di cibo, dobbiamo rischiare e andare qua. Ci portiamo la pala, in modo che vada, diamo un colpo di pala. Equipaggio, provvista. Ok, ottimo. Nel frattempo aspettavo, qua è successo l'incredibile, allarmi, eccetera, eccetera. Quindi aspettatevi di risentirlo in questo momento. Ok, da qua, benissimo. Mi sembrava strano. E allora, cos'è questo rumore? Vado a vedere cos'è questo rumore. Ottimo, allora spicciati. Perché dobbiamo trovare assolutamente cibo. Va bene, prendi tutto, esci. Ok, vediamo qua sotto. Anche se penso che cibo qua sotto non ce ne sia, però. Vediamo un poco, due materiali. Serve sempre. Qua sotto praticamente ci serve per forza di poter tagliare. Ok, muori bastardo. Ottimo. Siamo proprio messi bene. Ok, ci nascondiamo qua. Ragazzi, la facciamo fuori di cattiveria a colpi di pala. Ottimo. E allora, come si sale? Perché io devo recuperare studente qualche cosa dopo l'omicidio, poi qualche cosa la dobbiamo recuperare. Perché lo stai facendo? Perché sì, quando uno ti spara di sopra lo fai. Ok, era aperta e l'ho richiusa. Vediamo qua. Qua è tutto rubare. Vediamo se c'è. Lo prendiamo. Tanto ora noi abbiamo fatto l'omicidio. Sì, alla grande, vai, prendi tutto. Arsenio Lupin, spostati. Ok, prendi tutto. Non me ne frega niente poi del. Ok, allora, vediamo qua cosa c'è. Sempre proprietà privata. Vabbè, questo non mi interessa. Vediamo qua sopra. Se troviamo per caso medicinali e cose. Non credo, però diamo uno sguardo. Vabbè, party e caffè non mi interessa. Ok, niente che valga la pena di prendere. Sul tetto c'è qualcosa, non. Boh, dà la possibilità, vediamo. Magari mi fa scendere qua. No, è tutto sano. Però qua mi dice c'è qualcosa da prendere, vediamo. Ok. Prendi tutto, esci. E allora, vediamo un poco. Innanzitutto scendi. Ok, qua sotto l'avevamo visto. Purtroppo abbiamo dovuto prendere. Ok. Qua cosa abbiamo? Band. Ma sì, una volta che abbiamo fatto il furto, facciamo il furto completo. E vediamo qua. Sigarette. Questo di qua lo prendiamo pure. Le parti di armi ce le freghiamo pure. E l'ingranaggio pure. Bene, abbiamo fatto un omicidio e abbiamo rovistato. Direi che possiamo tornarcene allegramente, fischiettando, a casa. Ottimo. Per fortuna la polizia qua non c'è, quindi si va tranquilli. Ovviamente ora il morale di Marco scenderà sotto le scarpe, ma. Ok, First Blood. Abbiamo spappolato il nostro primo nemico. Perfetto.
puntini puntini. Marco è andato a cercare provviste e ha riportato cose interessanti. Nottata tranquilla, ottimo. È triste, ma provvediamo subito. Gli facciamo ascoltare la musichetta e tutto passa. Ok, Alfa leggermente malato, stanco. Sento una melodia. Ok, Bliss Radio. Ok, vediamo lui come sta. Ha fame, postumi di sbornia. Vabbè. Va bene ragazzi, io direi di concludere qua questo episodio. E come avete visto abbiamo avuto un po' di sfortuna nelle prime due uscite. Poi nella terza abbiamo regolato qualcosa e nella quarta abbiamo fatto proprio il devasto. Omicidio più furto aggravato, con scasso ovviamente. Niente, io come sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto l'episodio, condividerlo, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di This War of Mine. Ciao!